Ciao amiche e ciao amici, la voce nella seduzione. Come si può utilizzare la voce nella seduzione? La voce è uno strumento importante perché, diciamo, comunica molto. Noi attraverso la voce creiamo degli ancoraggi emozionali fantastici. Pensate, ad esempio, che ne so, alle hotline, come generano, diciamo, una sinestesia. Da un tono di voce si produce un'esitazione. Ormai non ci sono più, però una volta ci stavano. Oppure pensate, non lo so, a come una mamma o un bambino comunicano attraverso il tono della voce, non conoscono. Noi qua abbiamo imparato, il bambino non conosce ancora magari il linguaggio, ma attraverso il tono della voce della mamma capisce esattamente l'emozione e le sensazioni della mamma. Quindi noi attraverso il tono di voce possiamo trasmettere emozioni, possiamo trasmettere sensazioni. È molto importante nella comunicazione. E quindi la voce viene gestita appunto dal tono, dal volume, dalla velocità della voce e poi dalle pause, dai silenzi, che sono l'intercalare. Ad esempio, utilizzare un tono di voce basso con molte pause trasmette insicurezza. Usare invece un tono di voce più deciso, marcato, alto, un po' più squillante, ma deciso, trasmette sicurezza nella persona. Noi poi possiamo anche stressare ancora di più le parole per riuscire a trasmettere una sorta di sgridate. Ci sono persone che si coinvolgono su questo, altre persone che invece necessitano un tono più dolce, più armonioso, più pacato. E questo risulta coinvolgente con alcuni, decoinvolgente con altri. Quindi è importante riuscire a cogliere le espressioni, diciamo, non verbali sul tono di voce che noi mandiamo, in modo tale da riuscire a sintonizzarci sul tono di voce giusto che può in qualche modo coinvolgere. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!